Presidente Berlusconi e Brunetta che vanno a Venezia, te, che girano con queste foto di loro con gli stivali e altri, e Berlusconi dice non te bagni la faccia appena finito di bagnare. La classica. Osho, due anni molto impegnativi a partire dal Covid, qual è il valore aggiunto della satira? Cosa deve fare la satira? Far ridere la gente, dare fastidio al potere, far riflettere? Che cosa deve fare? Tutto questo, diciamo, in questo momento esce un po' dal compito tradizionale, che è quello di far riflettere e colpire il potere, diciamo, in questo periodo far sorridere soprattutto, visto che ce n'è bisogno, insomma, più di altre epoche storiche che abbiamo vissuto. Questo è coso, come si chiama, dai? Il primo campo di Napoli, per caso. Gesù. Sembrava veramente una cosa che sta vincere per farmi fare. E cosa troviamo in questo libro che fotografa in particolare il 2021, ma si proietta fino ai Sì, beh, giorni? Diciamo, parte un po' da quasi dalla fine del governo Conte bis fino ad arrivare a, che quindi c'è tutta la vicenda vaccini, è un'antologia dei fatti accaduti tra il 2020 e il 2021. Protagonista? Le vignette, no. Ovviamente, prima di tutto, no, perché sennò sembra che è il libro di cronaca. Protagonista, ma c'è molto Conte, molto Draghi, ma soprattutto molto, molto popolo e come vedeva la vicenda vaccini. Comunque stavamo a casa, quindi ci annoiavamo, anche a Palazzo Chigi il figlio del premier, che era Conte, si annoiava e io dicevo, io mi annoio a stare sempre dentro casa, ma se c'è ancora tutti i decreti da colorare, allora sta creatura almeno ci aveva la fortuna. E qua a un certo punto stava per bloccare anche la corsa all'esterno, e quindi io ho cercato di raccontare come potevamo aggirare il divieto, no? Visto che si poteva fare solo la spesa. Questo dice, sarà rincorre uno e mi ha fregato la spesa. Questo potrebbe essere un modo di...